Al contrario che per altri artisti, in Renoir la materia pittorica cambia nel corso della sua produzione e quindi se durante la stagione impressionista abbiamo delle pennellate quasi a virgola, dei tocchi molto leggeri, poi negli anni Ottanta invece le superfici diventano quasi levigate, con una estrema delicatezza di stesure che cercano anche di riprendere le tecniche della pittura antica. Poi, nella fase invece più avanzata, c'è l'emergere di una pastosità, di una materia stesa a volte addirittura a grumi, in strati molto spessi. Alcuni hanno messo in relazione questa modalità tipica del Renoir tardo anche con la malattia di cui purtroppo soffrì, ovvero un'artrite deformante che ad un certo punto, durante la vecchiaia di Renoir, gli impedì di dipingere tenendo il pennello tra le dita, tanto che Renoir doveva farsi legare il pennello con dei lacci ai polsi o incastrarlo tra le dita delle mani rattrappite. Comunque, appunto, anche analizzare l'evoluzione della materia pittorica nelle sue opere è un modo per entrare nella vita e nell'evoluzione del pensiero e del fare arte di questo sommo creatore.